Siete testimone e avete il dovere morale e giuridico di dire la verità. Bisogna tornare a essere veritate. Altrimenti c'è prigione o, per chi ci crede, l'inferno per chi non dice la verità. Tu hai visto qualche cosa? Beh, il giorno stavamo giocando assieme all'amore. Poi ho visto che si è spostato. Poi sono accorto che è caduto per terra. C'erano molte persone? Sì, molte o poche? Sì, sì. No, il giorno è... ci sono molte persone. È una festa. Luce, si vedeva bene? No, ma poi cosa vede il giorno? Non è che eravamo tanto lucidi così. C'erano anche maschere? Sì, ci sono anche le maschere. C'erano anche maschere. Non avete riconosciuto l'omicida? Ma no, no. Io non mi sono accorto solo nel momento che si è spostato così, è caduto, ma come eravamo un po' tutti bevuti, pensavo che fosse ubriaco, che era caduto perché aveva bevuto un bicchiere in più, non per altra cosa. Ha fatto dei passi in avanti, è andato verso il fuoco, poi ho visto che è caduto in terra, per terra, mi sono inchinato per guardare, insomma, però era già morto, sembrava morto. Tua borsa sarà per il buono. Via. E scherziamo con tutto. E hanno che buffettavamo. Il male. Rude male. Ma vai, uomo. Non ti immassa, barra tranquillo. A Dio te non so da non è sassa gente sua sola. Ma il suo era sa giustizia, era il suo giusto per tutti. Lei è al corrente che un anno prima dell'omicidio di Pietro Sistranzo è stato ucciso un fratello dell'imputato Solinas.
subito dopo una certa rapina che era accaduta. Sa qualcosa lei su queste cose qui? No. E in particolare, quel giorno lei ha incontrato per caso Pietro Lampis? Non mi pare. Vai, pronto. Moscardo, che bene. Moscardo, che bene. E tanto, che bene. Da che minuto fa, siete capiti? Meglio. Va bene, va bene. Lei, il giorno di San Pietro, fine giugno, dov'era esattamente? In paese. In paese. Va bene tanto. Ferma lì, no. Vai, no, scatto di capire. Forse non è usa la pannotto. E non la pannotto. Tanti te non da parlare ordare nulla a nessuno. E da indice di tutto, ma te non valente. So venne andò a Elvis Ire e Esunio, se sono menesse. Cabau! Andà! Ma io non capita da TB. Questo tutti gli sono non capita. Una voglia una classe, una posti, ando bene su ora, non capita da tutto. E di più stanno pazienti. Gli basta dando soprattutto e non sai mo. E non sai pure un male. E ci dica per esempio come mai è stato lasciato solo? Sì. Purtroppo quel giorno
Io lasciai mio figlio lì nell'ovile da solo. Anche se c'era stato altre volte lì. Ehi, amore, sì. Da grava sei. Io avrei dovuto andare a prenderlo nel tardo pomeriggio, ma non mi è stato possibile. Ma d'altronde non avrei mai immaginato una, insomma, che potesse succedere una tragedia del genere. Ma parla tranquillo con la questione. Non so quanto ci va. Ascolta, Gesù. Tu e io non hai sbevuto. Potete uscire a questa gente che stiamo a salire sul cielo. Mi raccomando. Ad non hai in giro che abbia carincù. Se non caducete, ti veniva questa gente. Che abbia carincù una cosa. E di questa casa su, su, viaggio. Poi, quando tornai a casa la sera dal lavoro, era già tardi, ma poi anche parlandone con zia Caterina, che è la madre di mio marito,
Insomma, anche lei mi sconsigliò e mi disse che non era il caso, insomma, di andare così tardi a portarlo su a casa. Potevamo andare poi la mattina presto. Cioè, non abbiamo visto... Non credevamo in una cosa del genere. Quindi abbiamo... Ho lasciato, insomma, all'indomani mattina. Poi l'indomani mattina... Si fa che sorrende un disattino, bocchi sovrati a belle, gente innocente. Si fu dal levante assassino, disperato, orgoglioso e impenitente. Fu er morto e l'ha morto casualmente la me, e poi del suo discendente. Poi a trar guerra, sa... No, io me. Sempre stavo così sul mondo, là. Mentre non è me la più riunito, so... Senti, via, bandito, so... Balcaino, che dato a Sufraile distruiano Santenu che incontrate. Dato a tutto Savura e Artevile, a Savine, a Sarazza Semizantes, omicidi a Sicarius e Birbantes. Cioè, se ne esistono tante? Non preoccupi, esiste una cosa, una storia di me, non manco della vita nostra, se devi attrarre vita, l'ombre. Si ribettano i giorni. Ma vai, ma che è morto, non lo più! Sto pensando a te. Mese, dias, troppo mi è mancato. Strano, non si viene. No, adesso sono dormita. Adesso dormino. Oh, man.
Sì, ma non è possibile che ogni volta si parli di questa storia. Ma scusa, veramente una cosa terribile che è successo? Angela, la famiglia Solina ha avuto solo una tremenda disgrazia e non ha nessuna colpa. Lei gestiva un bar, è così? Lo gestisce sì. Ancora? Sì. Cerchi di ricordare, a un certo punto era avvenuta una rapina di cavalli in danno di certo Flore. Si ricorda questo episodio? Sì. Ecco, in quei giorni, nel suo bar, è venuto qualcuno che è interessato in tutte queste brutte vicende? E chi è venuto? Ah, sì, è venuto questo Flores che giocava a carte, il giorno mi ricordo che giocava a carte. Le primera, E poi questo Predu. Predu Cistranzu. Predu Cistranzu che lo chiamano. Sì. Che mi è anche sembrato strano perché invece di bere la solita birra o il solito vino ha bevuto acqua minerale. Acqua minerale. Dopo quanto sono andate via? E chi per primo è andato via? Ma insomma, se avevo spostato il cucato. E beh, due poni sono molenti, non lo fare. Ma sono molenti, però. E vabbè, suo padre. Forse si parla per suo molenti di suo padre. E poi suo padre non è sempre. Ma non muore. Ma se lo vado un mese, giusto? Giusto, se lo vado in lusso. Me ne andai da quel bar verso le 8. Dovevo sostituire mio figlio. Andai dove era mio figlio, lo trovai legato. Ma vita lo sa tutto ciò, in mazza. Curni mascherò. Arto su un passo su mente uno. Ma è possibile di essere stato brigare voi? L'ho slegato, ho guardato se stava bene, l'ho mandato a farmi sellare un cavallo e sono partito appresso le tracce dei cavalli. Verso mezzanotte li ho raggiunti vicino alla strada provinciale. Erano per caricarli in un camion. C'è questa gatta? È molto facile, dopo scontrata. Fa svesco a dusato e dusanno. Per i gombe. Non la accosta, allontanare i demi. Per i gombe nelle ghiai, presato e dusanno. Ha riconosciuto i rapinatori, i ladri? No, no. Sono scappati perché gli ho sparato e sono scappati. E sono scappati. Miserabile. E Giosuè non c'è entrato nulla? Secondo me. Non nella rapina, ma nell'indicare per esempio gli autori della rapina, o l'indirizzarle. Ma no, io ho avuto dei sospetti. Ha avuto dei sospetti? Ero appresso alle tracce dei cavalli. Come tutti i buoni pastori, eh? Ed è sicuro che nell'indicare questi sospetti, come le chiama lei, Giosuè non c'entrasse nulla? No.
che piare. Questa non serve a niente. E altrimenti non risolvi. Secondo posato non è conosco. No, questo macchinario non è stata lì, no. Quanto male è andato per l'occhio? Ecco che ti danno la flora. Aiuto. Aiuto. Cammino, però ti ha fatto la gara. Io intervenni sul posto intorno alle ore 12. Dopo aver fatto un primo esame del cadavere, notai naturalmente la ferita principale, che era una ferita d'arma da taglio sulla zona anteriore del collo. Dal punto in cui presumibilmente è stato ferito, il ragazzo ha cercato di trascinarsi per terra e quindi è morto poco dopo, a pochi metri di distanza. Ecco che si danno la flora. Via Giaecci, una lezione non si dà bocca a nessuno. Sprumento a non aver nulla. E ne inventiamo le bucasidi. Per la questione.
l'hanno pagato tutti. Ma vedi! Ma vai, ma che te lo mandano con quello che è? Lasciati in culo! Ma io non l'amo con quello che è! Lasciati in culo! Ma non che male da fare l'ulha di lui! Prima che c'è via, dammi! Dammi e metta in noi, non faccio stare a te! Non c'è figlio, questo c'è figlio, ma non stare un vestiglione, dunque a te, non c'è da stare solo. E tu, ora mi sei scusato, devi non credere, va a guadagnare. Vieni qui. Ma è cambiato tutto. È stato ed è tuttora un dolore troppo grande, una cosa inaccettabile. Il mio proposito è di riuscire almeno a farmene una ragione. Andare avanti per gli altri bambini, insomma, per la mia famiglia. Hanno dato il piccolo indizio, il piccolo collegamento, vi potrebbe essere tramite la morte di Zubrustu, e Zubrustu adesso so. E su bestiame in questa fattoria San Flores. E su bestiame San Flores? Non abito su bestiame? Non abito, non mi mascherà su bestiame, non abito nulla. Che tipo di abire? Come devi adesso, sta morgasi, no, non si sente nulla, cioè su bestiame che è morto, poi non si sente anche nulla. Voi non vi potete dare una zona? Io mente. Tramite tu si intende di sua vita, in una razza gente. Io mi nominavo nulla, io ti nominavo. Ma sa, devi mandarle, devi informare, devi dire le cose di sua gente. Sì, 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 osa, non si più niente. E hai detto quello sai? Non fai nulla. L'ultima cosa che volevo andare, stava nel mio, in famiglia. Nel mio, no. Marito suo, nessuno? No, non andavamo mai nel mio. Tutti noi, grazie. Grazie Mario, va con te va. A maggio. Andà bene. Il mare in maggio. E fa? Sì. Sì, ma che sono bene uscire e ti vai in mare. Come ce ne va che c'è Mario? Buffa maggio. Ma è troppo dopo che mi voglio questa cosa. No, per mare. Buffa ghiai. Oh, ma è troppo. No, subito va in male.
Buffa ghiai! Buona salata! Ma che c'è qui? Abbe! Ma posso andare? Maggio, metti in bocca. Ma mica posso andare? Vai, Maggio! Oreste, veni papà. Poi c'è stato io che ho proprio su un orofo. No, se ne stiamo a questo, sta un drago. Tanto è morto su drago. Su drago è tutto la malizia disumanità. Gusto mi sa generale. A andare a sapiazza deve andare. A sapiazza andare a perdono a tutti. E tu mi sa generale, su letto. Se venne a buspedire un sito mi darase a perdonare. Su drago, sono io che combattere le persone sui animali, tutti gli animali sono umanità. Tanto ammazzi sono persone. A perdonare, non ti da tornare. E tu non perdoni se. Sì, non lo tenesse, su perdono, mi sa coscienza. Però, Lucia, andare a lo predicare e piazza non te ne dà pona. Omo, tu è pesa la sua salute tua. Prega a Deus. A ti mantenere il suo ammino dentro. Hai giusto di bisogno, Lucia. E uomo, vai. Vai. Avala tanta storia di pensare. Ora in domo tuo. Vai in Deus e benita riesco. Pasta e la sentavamo sempre noi ricco. Tanto che fu di tutto quarto, tanto la sentavamo bene, tanto la sentavamo su il ricco, tanto che pesava da lo piavamo su là. Ma tu andavo a scuola? Sono andata, ma tanto si veniva la mia mamma e non mi avevo da andare. La tenevamo già sorrida il minore, non voglio andare più corso. E a mente zoavas? A zoare, ando con i minori, io avevo una... tutto in terra, i suprune, e io avevamo. E te non tenia da... non tenia sei osso? No. Avevamo solo... tutto per dietro, sa? Lì sosteniavamo, se avevamo così un montone di prune, e io avevamo già in cura. C'è Catil? La sala, omo, la piscina, sto andando adesso. Mari. Gaie, tu andi a casa con Gaia? No, non lo dici.
tenda alla panna del cingrone pure una culla e si tappetto con il pilocchetto Raffaele ma tu mi stima sempre pure con questa frente in mano vero, cosa devi stimare? E te, non sono la sposa? Non so, mi vuoi andare a tu yeah. Tu su tu ti vuoi salutare. Ah, ma cara, io ti Contento. Tu dove sei stato? Se sta andato. Non devi stare contento, però io mi sono deciso su presi. E non mi sta andando di pimmo a spagare in comune. Sai, non sono presi, e bocchelli, ci arrangiamo su. Non ho capito questo. No, secondo me, non ha salutato. Scusate il bocchino, quello che è. Se non sono arrivati a te. Ma io voglio scegliere, non voglio essere bocciato a te. Ma te che non c'è un momento di cagare? Oh, cagami! E dite? E se regalo, ma se deve lo piano! Oh, su fresco, piebo che lo direi! Lo piamo, stanno! E tanto è tranquilla, spero! Tanto glielo vediamo! Tanto resa bene! Vaggi, buon'ora, vaggi! Secondo me l'ha fatto un po'. Che non ci voleva bere, sa! Ma almeno avevo quello che mozzare! No, l'ha fatto con disprezzo! Ma è troppo disprezzo! C'è te, da fatto ma me ne lo conosco, il tempo di sprezzo. Ma sta a sesnare. Quello che ha ma sta a sesnare. Oh, c'è a nostro, ma è te che non è. No, se sta a sesnare di lui, da fatto con dispreccio. Ma? Da fare. Potrebbe imparare a sapere il cioccolo. No, ragazzi. Non so dispiace a tutto, so dispiace, ma tenete pazienza, non mi. È abbastanza, la pazienza. Se io vado già più lontano, voi sapete. Sto bene, non abbiamo trovato. Sono venuti a tu, a Ervis, io e Esuni, questo giovane. Se si vende a posto, noi non ti potremmo aiutare. E come ti deve essere? Ah, non diciamo noi, che te ne diciamo noi, io sono questo giovane. Sono un destreno dei delinquenti. No, mi pare. E noi dei Simus. Mi pare all'odiata da perisire voi, sì. Gesù. No, no, non di Simus. A su manche o non disco, ecco, non su nulla. Sa die più di astianate, su uvile, e non vivo. Tanto se andava, partavo lì preso. Astianate non è valente valente, di Resies. Però lo sapevo sì io, ma hanno compreso con armato, li sapevo vincere di sparare, e si sono dato la gamba, come ti pigliano? Lì lo so, non si vede. Sucra, andate a più su danno voi, sì. Hanno essere salmate le persone, sono morte di mio. Ma potete essere puratelo. Oreste. Gesù. Nonna Navola, potevamo lavorare su lui, tanto che lo sai mangiare. Però questa notte mamma voleva venirti che piare. Non sai niente, ti colpa di te, Nisa. Nisa, pensando non devi più pericolo. Pensava che Nisa, ti colpa di te.
Ma è possibile che capa gente che è male a questo ospizio che è questa povera creatura si da sente? Brutta, un carnese, un prete. Ma, parla tutto a posto, chi l'ha dove stai messo? E te l'hai vedo? Allora, voi conoscevate Lampis di Stranzo? Se lo conoscevate, che tipo era? Lo conoscevo poco, non era mio amico. Lo vedevo così, era un uomo, sembrava tranquillo. Tranquillo? Tranquillo sembrava, un po' entrava nel bar a bere così, ma poco. Poco? Poco. Un giorno è seduto al bar. Ecco. È entrato uno di fuori, che lo chiamano Predu Lampis di Stranzo. E dopo che stavamo bevendo un bicchiere di birra con altri amici, si è seduto pure lui. Dopo un po' è entrato un altro ragazzo, Oresti, lo chiamava lui, questo Predu. Ciao, e altro me lo sta mamma, dai, il panticcio. Ma sono le cose? Sono le cose che ciò che canti in modo di campa? E a portare che buffa, no? Non vive. E perché non vieni? E avvicina e bevi. Non... Alzi la voce da bravo. Alzi la voce. Quello non ha fatto finta di non aver che non ne voleva e basta. E te sei somme o non sei somme? Che non vuole sbuffare. Ma sale stare. Come c'è la bolla sbuffa? Non sei uomo, perché non vieni? Vieni qui e siedi e bevi. Un mucchio di... Vai, che bellietta sta tuttina. Ma passo la puta che sarebbe il mio comberia a congere che la tattina dammi la salta volo. Sono la che vorrei caccia, non ho da bocchiere con quello che è. Puttana il bocchino quello che è. C'è un solo alfa e tini. Ma io voglio scegliere, non voglio essere bocciato a lui. Ma stai che non c'è un momento di casa. Oh, cagami. Oh. Ah.
quando non si ammenta, gli animali sono pronti, quando si ammenta sempre. Ma te caimmo. Ti credo che sono stati di male. Ma te caimmo, venne solo per il pubblico. E io ce l'ho morto, venne solo per il pubblico. E ce ne scastiendi. Savo se mi abbotta lo crato. Ha mai sospettato dell'omicidio di questo ragazzino? Lampis. No. No. Era una persona che conoscevo, sì, ma mai, ma proprio non ho motivo di... Proprio non ho mai sospettato. Non ho avuto motivi per sospettare questa persona, insomma. E hai detto quello sai. Per Luce Stranzo, Ventura Pira e Raffaele. Urinistos, ma ti manda a Barbara, a los vidos. All'argum e non si poteva conoscere. No, assurda va. Lì si è tutto su Iesuni, lì si è entrato Iesuni. Ah, ma io non dissi no, Luci. Ah, no, io non sono nulla. Assurda, io sono l'umene su Iesuni. Perché si è solo io la morto. Ah, io non ti posso narrare questo. Ah, non dissi. Oh, va, sta Iesuni. Raffaele Mura, este. No. O Ventura Pira. No. Ho perdo, tanto esperto. La polizia veniva sempre a chiedermi se avevo dei sospetti o se sapevo qualcosa, poi non si trattava con nessuno. Sicuramente per loro è un caso come un altro. Cioè, anche se per me è inaccettabile quel che mi è successo. Senti, per Oreste non ti devi preoccupare perché sarò molto contenta di averlo in casa mia. Ti ringrazio. Guarda, se non era proprio perché aveva bisogno di cambiare aria da Dolomè, non te l'avrei chiesto. Io credo che ci voglia un po' di pazienza e un po' di fiducia nella giustizia. Sì, io prego Dio ogni giorno che mi aiuti a perdonare.
qua, giù qui, 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 Che cosa puoi dire tu in rapporto a questo ragazzo, a questo giovane? Ti pare che sia uno di quelli che si sono avvicinati e magari che sia quello che ha sparato, oppure no? Beh, no. No, se non sei sicuro, perché qui ci interessa la sicurezza.
Tu? No, no. No, non sei in grado di dire se questo giovane sia l'assassino, detto in parole povere. Non sei in grado di dire. No, beh, il giorno poi con la tinta sul viso non... Guardi l'imputato. Era lui o non era lui? Ma non so. L'assassino, può darsi che fosse lui, può darsi che no. Come le ripeto, signor Presidente, la sera era un po' buio e la gente era tutta tinta e mascherata e non posso dire se era lui o non era lui. Come vai, insomma? Vai in presses. Vai di cara, pompa in lluvias. Vai sempre in presses, in presses. Ando che ora sa, sul busco della serra, va dritto, sempre dritto. Mentre ando che arriva a Trezene. E in cui il avessame le aruda, se ti lamentas, amos andas una volta minore. E il avessi a grassia, e le unare sa isi te padà. Ma le unare sa nemmor, intesa sa, e sa isa le unare. Questo giovane imputato è venuto a casa vostra? Sì. Pressa poco, quando è venuto, ma lei lo ricorda? Era il mattino, verso le sette e mezza. Verso le sette e mezza? Le sette e mezza, quando quasi si apriva il muratorio. Ho capito. Lei è parso sereno oppure turbato come chi proviene da qualcosa di grave? No, no, assolutamente. Assolutamente. Era tranquillo. Insomma, era molto bagnato, evidentemente. Era molto bagnato. Sì, aveva fatto un tratto di strada sotto la pioggia, eccetera. Sì. Ma io credo che non abbia niente, ha soltanto avuto sonno. Però, sai... Se lo teniamo un po' qui, in un ambiente diverso, non gli farà che bene. Sì, è un ambiente diverso, ma non è il suo. Ma non capisci tu che lui ha bisogno di un altro ambiente, si deve riprendere da questo shock che ha avuto. Ed è stato un mese da voi? Sì, un mese. Ecco, ha avuto modo di conoscere questo giovane. Ci dica qual è stato il suo giudizio su questo giovane. Mi sembra un ragazzo molto tranquillo, sensibile, che... A lui piace molto leggere, ha letto molti libri che ha trovato in casa nostra, anche testi religiosi. Anche testi religiosi? Gli piace anche scrivere. Gli piace anche scrivere? Poesie. Dai Maria, cucciata a nonna, cucciata a nonna, vuoi spugno, stringhi uno che lo fa, dai. Dai, dai. Pronto a soffiare, Maria? Vai. Pronto? Maria, vai al soldo del nonna, vai. Pronto, pronti a spegnere? Sì, questa mamma vuole.
che era il tuo vicino. Ma vai, uomo. Non ti immassa, barra tranquillo. A Dio te non so da zazzare, non le dà salzente sua sola. A Isu era sa giustizia, era il suo giusto per tutti. Potrebbe essere molto utile. Ma io non posso andare in tribunale e dire che è assurdo che un ragazzo della sua età abbia commesso un crimine. Spetta ai giudici giudicare, io non c'entro niente, non posso fare nulla. Basta collaborare, dire com'era, non devi inventare una storia. Io a deporre non ci vado. È un ragazzo di una grande umiltà e di una grande dolcezza. Quindi io penso che sia impossibile che una persona del genere possa aver commesso questo fatto. Ascoltami bene. Se per venire a Distimunzo a una risposta pettino, per lì è innocente, ed è ben anche su itinerario. Non esagerò mai chiamando lì. Non mi sono mai chiamando. Per venire a l'arvito, già di questa storia della vita, è solo su questo scavo. Non te lo puoi andare. Ma se tu casa sa bene questo, a narghi se sono tu. Prima di tutto non va, a sapere come se lì, in vita non vedo tutto. Veramente. Tu sono la sabbia, tu te sei sentita, che la volare franca. La parlesi a Deo, se che lo franco o non. Su di più a pagare, io che a pagare. E se non di zio Flore, non le ho capitato nulla, mancavo più quello. Ma te sei grande, zio Flore? Non mettete quindi. Lo stesso io sono subito a interrogare il più quello. Poli a male e poi lo doppio via come sono anni però ho modo per barare lui schiare se ci mette lui volo e andare a potere cassare con la sua Peppe. Ma non ricorda se o non ricorda se mi ha costo e se il ferro bene sui volo ricordare ma se chiede lui e Raffaele volo. Yeah.
su fruttezza si intragna su a te su. Santa Maria, mamma e Deo, prega le proprie. Se fosse stata vigente ancora la vecchia legge, lei sarebbe stato arrestato o comunque mandato in camera di riflessione. Lei sta veramente dicendo la verità oppure è un testimone volontario falso? Io, se non può narrare la verità, non manco venni a noi. Non è stato in questo momento. Giosuè, gli è dato una nausea sui somminis. Quali somminis? Sui somminis sono colato sabato. Mi sono già volato una volta. Vessi a dove si arrasto su suo padre, sti intravi in San Nuovo. Non sti intravi in San Nuovo. Non lo servito? No, poi viene nessuno. E a me mi viene, mi sei solo. Sì. E tanto. E lì si zitti gli sai, non so spilocco. E non hanno la verità. Vite, mi riporto. Lo sappiccano con cazzosso e andano a sossane se lo mussiano. La sono molto sa onca. E sossane se le mangiano a mezza sa cara. O chi lo gettano su puzzo e su puzzo bisogno sugli spiriti marinos. E ti piano si ferro. Guarda, su mamma se lo difende. Suizzo. Colpa di tenze. Io rinuncio sui uomini. Ho li gutti a sull'arda buddia socro. Sull'arda socro, sull'arda buddio. Istidiao. Non è mio che urini, si lo sa son notos. Ora voi mi devi permettere, mi devi proteggere. Non timmas, gli li difendeo. Mamma. Giosuè. Sto venendo a te che piare. Io posso dire che il ragazzo, quando hanno ucciso questo Lampis, era a un'altra parte. Dove? Io ritornavo dalla mia fattoria, e era l'ultimo giorno di carnevale, la sera, tardi, e io ho trovato il ragazzo nell'ovile dei Carlos. Ho capito. Era fronte alla casa. Sì. Vicino alla fonte, a una fonte che costeggia la strada. A che distanza dal luogo del delitto? Di questo... Precia poco. Penso una
ventina di chilometri almeno. Una ventina di chilometri? Sì, sì. Quindi perlomeno 2 ore camminando velocemente. Non ce la fa mai in 3 ore. Ricorda come era vestito? Io? O il ragazzo? No, il ragazzo. Il ragazzo aveva un vestito scuro, era già... Un vestito scuro? Già quasi all'inizio. Aveva giacca o aveva solo una maglia? Mio figlio la mattina è uscito di casa a piedi per andare all'ovile di questi nostri parenti, dei Carros, che mi avevano chiesto se potevo mandarlo lì per sostituirli, perché loro dovevano tornare in paese per la festa. E quindi è uscito a piedi la mattina, anche perché non c'era nessuno che potesse accompagnarlo. Automobili a casa ce ne sono, naturalmente, amici con automobili ne avete, ovviamente. Sì, però... sì, ci sono le automobili, però proprio il giorno non c'era nessuno che potesse accompagnarlo. È andato a piedi. Suo figlio non era sul luogo del delitto al momento dell'accadimento. No, non poteva essere lì. Non poteva, lei conferma l'alibi cosiddetto. Non no? poteva l'alibi essere L'alibi significa, era in un altro posto. In questo caso era lontano addirittura. Sì, non poteva essere lì. Non poteva essere lì. Lei conferma l'alibi, mi ha già detto esplicitamente a domanda, io non farei una testimonianza falsa neppure per mio figlio. Lo conferma? Lo confermo. Va benissimo. Può andare, signora. Signor Presidente, mio figlio è innocente. Danno. Hanno conosciuto già preto Ristranzo? Sì. Lo conoscevi? Sapevi che lo stavano cercando per l'omicidio di tuo fratello? A rischia sto questo? Chi lui ne chircano? Lo sospetta Iana. A rischia già. Non rischia già. Sì. Non lo sapevi. Senti, per il resto, tu confermi che eri in quell'ovile il giorno. Eri partito la mattina del giorno del delitto, a piedi, e dopo 3, 4, 5 ore sei arrivato nell'ovile. Quindi tu, all'ora del delitto, eri in quell'ovile. È così? È così? Eri in quell'ovile, sì o no? Allora? Il tribunale si ritira in camera di consiglio per deliberare. L'udienza è sospesa. In piedi, per cortesia. Il Tribunale dei minorenni nel procedimento penale contro Oreste Solinas, imputato di omicidio in danno di Pietro Lampis, ha pronunciato la seguente sentenza. Assolve l'imputato per non aver commesso il fatto. L'udienza è tolta.
Oh no, o l'amo sa ballare? No, no, lo devo. Che sovetta, oh no, che se mentiamo.